Ciao ragazze, allora in questo nuovo video vorrei riproporvi l'incastonatura con i cipollotti. Ecco qua, vediamo se riesce a mettere a fuoco. Eccola qua, i cipollotti 4x3. In particolare in questo video vi mostrerò l'incastonatura di un Rivoli da 14 mm. Allora, vi ripropongo questo video in quanto mi è stato chiesto da una ragazza perché effettivamente il primo video è poco comprensibile, in quanto era il mio primo video, non riuscivo a mettere bene a fuoco, per cui ho deciso di riproporvelo, adesso che magari capisco un po' di più di videocamera, eccetera. Allora, nell'altro tutorial incastono una DOM da 14 mm, partendo da una lavorazione in RAW con i cipollotti. In questo caso, quindi in questo nuovo video, vi ripropongo la stessa incastonatura, ma lavorando in maniera diversa. Quindi non partiamo dalla lavorazione in RAW dei cipollotti, ma facciamo un altro tipo di lavorazione. Comunque, per quanto riguarda i rivoli da 14 mm, dobbiamo partire da 8 cipollotti alternati alle 11.0, mentre per quanto riguarda rivoli da 16, cioè cabochon 18x13, o una DOM da 14, dovete partire da 11 cipollotti di base. Ecco qua. Allora, i materiali sono rivoli da 14 mm in questo caso, cipollotti 4x3, rocaille 11.0 e 15.0. Io con questo modulino farò un orecchino a perno e come vedete ho già attaccato il perno con i fili. Bello fermo. Vedrò di, non so se lo rivestirò perché ho notato che rivestendo poi il perno non resta attaccato all'ovo bene, quindi vediamo, non lo so, intanto l'ho attaccato bene così. E comunque partiamo adesso con il tutorial. Allora, dobbiamo mettere sul nostro filo 8 cipollotti alternati a 8 rocaille 11.0. Tra l'altro mi dispiace che non potete vedere bene il colore di questi cipollotti, che è una meraviglia, ed è in particolare questa colorazione qui che io ho acquistato da Perline Gioielli. È veramente stupendo, guardate che riflessi, anche se non potete apprezzarli al 100% tramite il video. Comunque è veramente bello, è un pesca molto chiaro, molto bello. Comunque mi sto dilungando. Allora, quindi 8 cipollotti 3x4 alternati a 8 11.0, chiudete a cerchio, soliti nodini e fuoriusciamo da un cipollotto 4x3 mm. A questo punto cosa facciamo? Prendiamo 3 cipollotti. 1, 2, 3. Ecco qui. E rientriamo all'interno dello stesso cipollotto dalla parte opposta. Passiamo anche nella 11.0 e nel cipollotto successivo, 11.0, ce la posso fare, e cipollotto successivo. Caos che c'ho qui, scusate, ma c'è un caos della miseria qui. Allora, ecco qui, stiamo uscendo da questo cipollotto. Adesso prendiamo due cipollotti, 3x4 mm, così, e ci inseriamo all'interno del cipollotto laterale dei tre appena inseriti. E poi, senza passare dalla 11.0, rientriamo nuovamente nel cipollotto dal quale siamo partiti. Ripassiamo all'interno della 11 e del cipollotto successivo e tiriamo il nostro filo. Adesso facciamo lo stesso passaggio per tutti i cipollotti successivi. Arrivati all'ultimo, vi farò vedere cosa fare. Ecco qui, siamo arrivati all'ultimo cipollotto. Noi in pratica cosa facciamo? Non inseriamo nulla sul lago, ci inseriamo all'interno del cipollotto laterale,
quindi quello subito dopo il cipollotto dal quale stiamo uscendo, tiriamo il filo, prendiamo un nuovo cipollotto e ci inseriamo nel cipollotto laterale della tripletta che abbiamo aggiunto prima. Qui, dopodiché rientriamo all'interno del nostro cipollotto dal quale siamo partiti. E anche nel cipollotto successivo in modo da stringere. Ecco qui il lavoro come si presenta. Stringete bene. Ecco qua. Adesso dobbiamo fuoriuscire da un cipollotto di quelli del retro. E dobbiamo aggiungere, che non mi ricordo, dobbiamo aggiungere tra un cipollotto e l'altro due rocai 11-0, quindi due rocai, e ci inseriamo nel cipollotto successivo, così altre due rocai, e ci inseriamo nel cipollotto successivo. Nel frattempo inserite il vostro rivoli, tenetelo ben fermo con le dita e continuate ad aggiungere le due rocaie 11-0 tra un cipollotto e l'altro, sempre tenendo ben fermo il rivoli. Ecco qua. Adesso, sempre tenendo il rivoli ben saldo con il nostro dito, usciamo dalle due rocaie 11-0, inseriamo tre rocaie 11-0 e ci inseriamo nella coppia di rocai successiva. E tiriamo bene il filo. Non preoccupatevi perché poi alla fine questa tripletta dovrà essere abbassata e andrà a circondare completamente il rivoli, a chiuderlo. Allora, quindi aggiungiamo 3 rocai 11-0 tra una coppia e l'altra per tutto il giro. Ecco qui, allora il prossimo passaggio, io come vedete io ho già cominciato, è quello di fuoriuscire dalla seconda rocaille delle tre appena inserite, quindi da quella centrale. Da quella centrale, allora inseriamo una rocaille 11 e ci inseriamo nella rocaille centrale della tripletta successiva. Iniziamo a stringere, vedete come si chiude bene. Prendiamo un'altra rocaille 11 e ci inseriamo nella centrale delle tre. E fate questo passaggio per tutto il giro, poi ripassate all'interno delle perline senza aggiungere nulla in modo da rinforzare il lavoro. Allora, ecco qui che il nostro rivoli è perfettamente ingabbiato. Eccolo qua. Adesso dobbiamo fare la nostra decorazione, che è questa qui, che è a vostra scelta. Io lo consiglio anche perché nasconde un po' di fili, soprattutto per chi usa il filo da tessitura, tipo il Miyuki, un Naimo, non so, un Sono che magari si vedono. Allora, cosa facciamo? Fuoriusciamo da un cipollotto. Vabbè, io sto uscendo da un cipollotto sul davanti, ma è uguale anche sul retro, non è importante fuoriuscire da un cipollotto di quelli laterali. Ecco qua. Inseriamo 5 rocaille 15, 4 e 5, e ci inseriamo, allora vi faccio vedere bene da dove usciamo. Noi usciamo da questo cipollotto, inseriamo 5 rocaille 15 ed entriamo nel cipollotto che si trova subito sul retro. Così. Vedete? Come va a sistemarsi? Adesso prendiamo 2 rocaille 15, 1 e 2, e entriamo nella terza di queste 5 appena inserite. E tiriamo bene il filo. Molto bene, dobbiamo tirare. Prendiamo altre due rocaille 15 e
e rientriamo nuovamente dalla parte opposta del cipollotto dal quale siamo partiti. Così. Vedete? Adesso dobbiamo entrare all'interno di questo cipollotto. Prendiamo 2 rocaie 15. E ci inseriamo all'interno del cipollotto successivo. Prendiamo 5 rocaie 15. Facciamo praticamente lo stesso passaggio di prima. Ci inseriamo nel cipollotto subito sul retro. Prendiamo 2 rocaie 15, entriamo nella terza delle 5 rocaie 15 inserite, altre 2 rocaie 15, io sto utilizzando queste che sono della Toho, e ci inseriamo nuovamente nel cipollotto dal quale siamo partiti. Vedete? Adesso passiamo nuovamente nel cipollotto successivo con 2 rocaie 15, poi aggiungete 5 rocaie 15, entrate in questo cipollotto, uscite, inserite 2 rocaie 15, entrate nella terza delle 5 appena inserite, dopodiché altre 2 rocaie 15 e rientrate all'interno del cipollotto. In pratica questo passaggio lo dovete fare per tutto il giro. Allora, ecco qui che il nostro modulino è pronto. È molto carino. Non so se farvi vedere anche come io metto il perno, ma sì, quasi quasi, vediamo se riusciamo. Allora, in pratica io posiziono il perno non proprio al centro, perché se qualcuno ha il secondo buco, il terzo buco, l'orecchino va praticamente a contrastare con l'altro, lo so perché ce l'ho io, quindi devo mettere il perno un po' più su in modo che l'orecchino stia più in basso possibile, non vada a toccare gli altri orecchini. Quindi io che faccio? Fuoriesco da un cipollotto di questi qua, ecco questi qua laterali, prendo il mio perno, lo tengo con il dito in posizione e poi che cosa faccio? Faccio passare il filo sotto il perno e mi inserisco in un cipollotto, tipo questo qui. Vedete? Così già comincio già a bloccarlo un attimino, però devo sempre raddrizzarlo in modo che non vada troppo oltre. Ripasso e mi aggancio ad un cipollotto sotto. Questo è il mio metodo naturalmente, il metodo che io trovo più semplice. Ecco, e mi sono agganciata anche con questo. Adesso faccio un altro giro sul perno, così, e mi attacco a un altro cipollotto in basso. Così, vedete? Ogni volta che esco da un cipollotto, praticamente io mi aggancio al perno, faccio un giro ed entro in un altro cipollotto. Adesso rientro qui. Così. Vedete? Solito giro intorno al perno e mi attacco nuovamente allo stesso cipollotto. Sì, e poi è sempre casuale la cosa, niente di. Cioè, l'importante è agganciare il perno in modo tale che stia bello fermo e non tanto al centro, ecco. Adesso ripasserò col l'ago il filo nelle varie perline, alla fine faccio il nodo e basta, fermo il lavoro così. Ecco qui che i nostri orecchini sono pronti, o quasi, sono
Sono pronti, li trovo molto carini come orecchini al lobo, però anche come anello è molto bello. Infatti, probabilmente farò anche un anello. A me piacciono tanto gli anelli. E niente, ragazze, spero che il video vi sia stato utile anche per l'aggancio del perno, magari vi ho dato un'idea. Spero che i passaggi siano stati chiari questa volta. E nulla, ragazze, un bacio grandissimo a tutte e al prossimo video. Ciao!